Straordinaria impresa per la 21enne Chiara Barontini che qualche settimana fa si è aggiudicata il titolo di campionessa europea di karate. L'atleta della Kokoro Karate Pistoia, seguita dal maestro Enrico Sostegno, ha vinto la medaglia d'oro nella specialità kata, categoria senior femminile stile Shotokan, battendo in finale rappresentanti russe e rumene. La European Championship della IQ, International Karate Union, si è svolta in Russia. Chiara aveva potuto prendere parte alla rassegna continentale perché dopo aver vinto il campionato italiano era stata subito convocata nella nazionale. Ovviamente prima della gara la tensione che c'è sempre e poi un'europea, insomma una gara europea più con più. Però comunque fin dal primo giorno si è respirato un clima di grande aiuto reciproco, cioè i più vecchi che magari cercavano di infondere coraggio ai più piccoli, i più piccoli che comunque ci facevano sorridere perché se no lì era carica di tensione l'aria. E poi dopo che ho vinto è complesso anche dire cosa ho provato perché una gioia incredibile, penso sia stata una delle esperienze più belle della mia vita, penso. Spero si ripeta, però comunque è stato bellissimo sia per me che vedere magari Enrico scendere dagli spalti piangendo, abbracciarmi, i miei genitori da casa, telefonare, e è stato bellissimo, sì. Questo è l'atto finale, però dietro immagino un lavoro di anni e anni, come si diventa campioni? Vorrei avere la ricetta, ma insomma, sono 11 anni che faccio karate, ovviamente solo da quando sono diventata cintura nera ho iniziato a allenarmi in maniera più costante, a fare degli allenamenti precisi, strutturati, infatti dietro ogni mio allenamento in palestra c'è anche un ulteriore allenamento in sala pesi dove vado ad agire su specifiche parti della mia muscolatura in modo tale da poi quando sono sul tatame mettere in atto anche ciò che ho fatto in palestra. Prima dell'europeo mi allenavo 4 volte a settimana, 2 allenamenti in sala pesi e 2 allenamenti sul tatami, per poi arrivare a ridurre in vista della gara perché comunque non si può rischiare un infortunio o queste cose qua, quindi prima della gara facevo circa 2 allenamenti a settimana. Perché hai scelto questa disciplina? Da piccola io non ero la classica bambina che mamma voglio fare danza, non mi sono mai piaciuti gli sport tra virgolette da femmine, poi non ci sono sport da femmine, da maschi ovviamente, però avevo visto tanti film, sono venuta in palestra e mi ha emozionato subito, mi ha preso subito come disciplina, mi piaceva tantissimo e addirittura quando ero piccolina mi piaceva talmente tanto e mi ricordo ero una delle poche che veniva a allenarsi di luglio in palestra con 30 gradi, però ero sempre lì. Tante rinunce? Sì, tante rinunce perché comunque il tempo che dedico a questo sport lo devo togliere da qualche altra parte. Ho tanti amici, un ragazzo, quindi ho dovuto privare dalla mia sfera della vita personale il tempo che ho dato in più al karate, però sono fiera di quello che ho fatto e anche tutte le persone che stanno intorno a me, amici, genitori, hanno compreso ovviamente quello che dovevo fare e mi hanno supportato sempre e per questo le sono grata. Abbiamo visto anche nelle vesti di istruttrice, maestra, non so come si dice. Sì, è abbastanza recente come esperimento e sì, ho deciso di provare, perché è un tentativo a insegnare ai bambini. Consiglieresti di praticare questo sport perché? Perché dà tanto autocontrollo, cioè è un sport che insegna, oltre che a difendersi, insegna anche a gestire le situazioni. Io da piccina ero una testa un po' calda e il karate mi ha aiutato tanto a acquisire controllo, a riuscire a gestire le situazioni in maniera molto tranquilla e razionale. I prossimi programmi? Ci saranno altre gare nella mia stagione sportiva che termina all'incirca a maggio, però l'obiettivo di quest'anno, del 2019, è il mondiale, cioè, si terranno i mondiali di karate in Brasile e spero una convocazione in nazionale di vestire di nuovo la tuta e di rappresentare il nostro paese, è un'emozione bellissima. Al di là del mondiale, un sogno? Io penso molto al presente, quindi intanto il mondiale e poi vediamo un po', che non mi sembra una cosa da poco e poi vediamo via via con col tempo insomma, cosa andrò a fare. Ovviamente Chiara è diventata il fiore all'occhiello della Kokoro Pistoia. Un'emozione unica, il frutto diciamo di un lavoro anche di gruppo eccezionale perché Chiara diciamo che è stata sostenuta da tutto il gruppo della Kokoro Karate Pistoia ed è il frutto di tanti anni di sacrifici fatti sia da me che dalla ragazza.
Campionato italiano, campionato europeo, sopra c'è un altro piano ancora. Altri due a dire la verità, ma insomma intanto partiamo, se abbiamo sentito Chiara prima, partiamo dal mondiale. Non ci fermiamo, sognare non costa nulla, per cui il prossimo anno l'appuntamento è il mondiale a Fortaleza in Brasile. Chiara per ora la prima gara dei Grand Prix l'ha vinta. Tanto non ci sente nessuno, ci sono ancora margini di miglioramento dell'atleta? Questo senz'altro, anche perché la categoria senior va dai 18 ai 40 anni. Chiara ha solo 21 anni, una persona umile, matura, pronta anche al sacrificio, nonostante sia un'ottima studentessa in medicina, per cui quindi ha anche molto da fare, però direi di sì, decisamente sì.